Crocco, com'è andata questa serata? Io mi sono divertito, quindi è andata non bene di più. Ti ho visto proprio esibirti col sorriso, bello rilassato. Sì, perché mi piace, è una cosa che sento molto, sì, la musica, ho scoperto questa cosa che mi prende molto molto molto. Questa poesia di queste parole abbinate con dei significati che tante volte veramente, anche se le senti, non le apprendi fino a quando non ti metti lì proprio a sentirla pezzo per pezzo, come vagabondo. E non le fai tue, dai la tua interpretazione. Le do la mia interpretazione e cerco di dare un'interpretazione che alcune volte non riesce ad arrivare a quello che è l'anima di chi è che l'ha scritta, però cerco di impersonarmi in questo, perché questo mi ha insegnato Mario, che è la persona che mi è stata vicina e mi ha introdotto in questa malattia. Bella malattia. Bella, esatto. Sì, sì. Come mi ha introdotto anche. Fossero tutte così, ben bene. Come mi ha introdotto anche nell'altra cosa che lui fa, che è il jiu-jitsu, che lui lo fa da sempre. Io ho portato mio figlio, e ho accompagnato mio figlio e dopo 4 mesi, 5, mio figlio si è ritirato, io è già un anno e mezzo che vado in palestra e faccio cose che non credevo di riuscire a fare. Insomma, non è mai troppo tardi, si dice che l'amore non ha età, ma anche le passioni non hanno età, qualsiasi esse siano. Non è mai troppo tardi per imparare a farsi coinvolgere dalla passione, che in questo caso è la musica che vi ha accomunati su questo palco e in generale anche. E la vita è adesso, non è, è oggi, e stasera è stato bellissimo, veramente bello, grazie a voi. Ma grazie tantissimo a te e a tutto il vostro gruppo. Grazie anche a voi, grazie.